Ciao Ayub, benvenuti a tutti dal vostro amichevole Nano della Rete, da Alve Tra e dalla vostra fumetteria di fiducia Tradi. È la seconda volta di seguito che le novità le faccio correndo e fuggendo. Da quando io aspettavo loro, adesso loro aspettano a me, per contrappasso, è giusto, no? Un po' di vendetta contro i pacchi. Come sempre, le novità, il primo video della settimana, quasi al 90%, sono tutte le novità con affini e felini, con gadget e altro, però tante novità delle nostre case editrici. In più vi ricordiamo che il 15 e 16, domenica e lunedì, noi saremo chiusi tutta la giornata, vabbè, per agosto ovviamente, pure lunedì ci ritroveremo, però martedì 17, 15, 16, 17. No, lo so, però martedì pomeriggio. Pomeriggio, che c'entra? Ma non c'è da niente, martedì pomeriggio ci ritroviamo e poi... Cioè, tecnicamente non c'entrerebbe di più il 14, ne avresti... Sarebbe stato un filo meno strano, sì. Strano, e non ho capito il 15. Lo so, però... Per sabato, qualcuno può, prima di partire, venire qua, comprarsi uno dei suoi fumetti preferiti e leggerli durante il loro Ferragosto, che auguro sì, certo. Tutto bene, a 49 gradi. Deve trovare uno che legge a Ferragosto. Oh, ma sto squagliando. No, sono utili per poter accendere il fuoco, però. No, fa caldo. No, è di accendere la grigliata. E fa caldo lo stesso. Ma di accendere per forza, quindi si, già crudo. Si accende con i fumetti. Sushi, pure io. No, la carne, che sushi. Ho fatto le carte sushi apposta. Sono le carte cuoco, no? Le carte comunque, sushi. Comunque, continuando. I tornei, quindi, a quanto sono rinviati? Niente. No, niente, non cambia niente. Tanto ormai non sono più rinviati, così fanno quando si vuole. Quando ormai, volete, quando si accocchiano 8 persone, 6 persone. Quando volete, ok, ma dovete avere il Green Pass per sostare. Ah, no, io parlavo delle persone che già stanno, per che già hanno. Lo sapete, Magic, gli Yu-Gi-Oh! E Pokémon, a Go Go. Il resto va d'altro. L'ultima cosa ancora, avevo in mente, che farò, sto progettando, oltre che settimana prossima faremo l'anteprima, facciamo il sorteggio e tutto, lo faremo tra mercoledì e venerdì, decideremo insieme. Su Instagram, quindi seguiteci su tutti i social, link in descrizione, e farò delle promozioni dei bei tornei per settimana prossima, per questo fine agosto, e forse vi daremo pure qualche altra notizia. Seguiteci, e come ti sto dicendo, abbiamo un vincitore, però finalmente è arrivato un bellissimo mousepad, dopo tanti mousepad che non ci gustavano. Vabbè, no, quelli di One Piece erano... No, questo quello è più grande, però quello di One Piece era garbato. Qual è? Sono quelli tondi che sono più da collezione, sono troppo piccoli. Cioè, poi dipende ovviamente da che cosa fai sul computer. Detto, ma quello che faccio io mi vado bene. Dipende da quello che fai sul computer. No, è... Taglia lo scotch, taglialo. Che è? Lo togli e lo rimetti. No. Taglia al lato, fai prima. Ragazzi, voi guardate per il video, divertitevi, intrattenetevi, commentate. Belli, abbiamo un vincitore. Abbiamo sì, un ci sta. Vincitore. Sì, è comodo, così è proprio comodo. Per questo levo quella smerda di Yugi. Bruttissimo. Tecnicamente tu non lo dovresti nemmeno avere quello. Ma io non lo voglio, chiamate. No, ho capito, non dovresti nemmeno avere. Di dire grazie. Guarda, oh, almeno le fanno i mouse. Ma quello l'hanno regalato, tu me l'hai regalato. Appunto, Giadino, non lo devi nemmeno avere, dici pure schifo. Fino a quando serve. Mi hanno dato il portachiavi di Rufy con la taglia da 300. Vabbè, non è così vecchio. Mary camminava. Ma quello perché è una cosa? Quello è bruttissimo, fa veramente. Ah, è brutto proprio. È bellissimo. Ma perché la pizza di latte? Lui è quella, lei è quella di Miltank. Non c'è da niente un Miltank. Secondo te quella può avere Miltank? Cioè vestita di nero. Chi ha Charizard? No, ciao. Ah, quello là, salve.
Ah, il maestro dei draghi. No, quel coso lì, come se non mi ricordo, si chiama Oh, Morpeko. Morpeko, sì. Oh, Mordenkainen. Sì, Mordenkainen. in tedesco. Un altro. Allora. Oh, mi ha triggerato. Che figo, c'è proprio quello di Charlie, non si unisce, no? Però, oh no, è proprio Ah, uguale. secondo me può essere che quello là è se c'è Charmeleon è di mezzo il colore. Bello, Fullmetal Alchemist. Ariel, qualcuno ci aveva chiesto Ariel. Non ho visto questo bello. Sebastian, Sebastian, Wolverine, e adesso lo faccio vedere. Scarlet Witch. E questo a chi? Io lo so già che ho. Con quel rompiscatole di Angelo che mi contatterà. Oh, Scarlet Witch, a me ti do bucare le ruote della motocicletta. Itachi, Sasuke e Nami, no, è Sakura. C'è Ah, Nami. quella che palle, c'è sempre Sasuke. Questo è quello che cambia. Ma questo non è uno nuovo, vero? No, sembra lo Ok, stesso. meglio. Berserk, bello, questo è Griffith, bellissimo Griffith, stanno qua, bellissimo il pupazzetto, ah, Giampaolo, la N di non, No, anzi rombo. bello, GTO, bella tazza di GTO, tanta varietà, e poi i nostri starter del cuore, quelli con cui siamo cresciuti, o no, fra, ti ricordi? Purtroppo c'è chi. E poi, la fattura. Aia. E Qualcuno dovrà pur concludiamo con, pagare. no, c'è altro. Un altro tappetino, questo qua, mamma È mia. vero, la grandezza ci sta comunque. GTO, Di questo ci sta. bello. È Vedi? quello C'è pure il tondo che è mouse. sbagliato. C'è pure il Mickey Mouse. E poi c'è Ryok, lo facciamo vedere, giusto? Lo dovreste già sapere. Però non si sa mai, uno dei nostri 370.470 Ah, è seguiti. Ryuk. Sì, è Ryuk. Sono ritornati, sperando che fanno pure gli altri. Tecnicamente hanno un numero. Girare al contrario. No. Troppo complicato. Allora devono uscire. Comunque è bellissimo. È sempre stato un capolavoro. A posto. Cosa hai visto? E niente, andiamo al reparto equipaggi. Blocco. No, guarda. No, così. Allora, blocco un attimo. Ok, partiamo quindi con i fumetti. Con questo bello verde mela. O mela verde, troviamo il numero 5 di Akira o di Akira di Katsuhiro Otomo o Otomo. Della Panini Comics o Planet Panini Comics. Quali sono? Sembrava un pozzo di tappone, sembrava più piccolo lo scatolo. Ah, ok, sono tutti. Mamma mia, comunque è troppo figo. Ma guardate quello dietro. Quello in mezzo, che figo. E beh, il penultimo. Sì. Ho sbagliato così, giusto per incuriosirvi. Scomodissimo però. Già consola, ne ho fatto partire. Poi troviamo, vabbè, da Marcia Oratoria per l'amico Giuseppe, Shaman King 3, bellissimo, tra un po' vomito, Tokyo Ghoul 2 e 3, Quintessenza 14, Hanako Kan, Earth Paradise, Dragon Ball Super 3, guarda che è il mio, Nubiez Ah, originale, ma era già uscito però. Ok, eh sì, mi hanno dato. ok. Speravo che non ritornava. No, scherzo. Ormai lo faccio. Arukaze, che non è una parolaccia. Bellissimo un gatto. Il numero 3.
il numero 2 di Steve Ram, l'ordinatore 76, IQ 4043, Shaman King 4, Trigione Eternity 11, Lunel 6, mettiamo qua gli altri da starti, Seven Deadly Sins, Anako Kando 4, J-Pop, Earth, un bel po' di arretrati, tutto Star Comics e J-Pop, Compromise, passando da Zombie 100, il numero 2 e 3, che il 2 ci hanno chiesto pure ieri, però questo è sempre J-Pop, suddividiamo le case editrici, vabbè, Seven Deadly Sins è Nubiezza, Ragnarok, record bellissimo comunque, non so se oggi esce il nuovo, speriamo, Olympia Kyklos, un altro simbolo, altri arretrati, che brutto, Ivan, Amarti Seven Deadly Sins, Mairo, IQ e Dragon Ball Super. Per ora nel video delle novità sono usciti tutti arretrati. Dai, il grande Akira. Ah, ah. Eccolo qua le novità. Censore numero 6. E già quasi potrebbe chiudere. Censore numero 6. E attiva, abbiamo già fatto. Poi la contentezza di Fra, una bambina. No, scherzo, nana di prendere. È bruttissimo quello che hai detto. Non lo so. Ma sanno che scherziamo. Ma è comunque brutto. Già grande numero 11. Ah beh sì, perché era Prandere, però pure. Sarà lei che. Lei è grande nel fumetto. Pure i preti scherzano, eppure. No, 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 i preti sono sbagliati. No, ma questo è grande. Lo so, è. Qua è qua nel passato. Tania, come si chiama? No. Oh, no, no, no. No, è una cosa del genere. So. Gigant, numero 7, bellissimo. Va bene, un po' più grande. O forse è esagerato, la via di mezzo. Eccolo qua. Kaguya Sama. L'amore è una guerra. Il grande revival. Domestic Girlfriend, il numero 23, un altro novità. E agente 008. Uno buttato fuori, poveretto. Mamma, che bello. Lo sai, lo farei un altro poco pure io, per quanto è bella questa edizione. Vabbè, le copertine merito. Io la storia che ho paura di. No, che gioco è, però ho paura di che questo non la riuscirà a leggere, non lo so. Ah, non penso non sia pesante come Rocky Joe. No, però non mi ispira proprio, tu che dici? Non lo so, ho visto qualche puntata quando all'epoca. Sì, no, è pure quello, non è che mi emoziona. Però non è che sì, lo vedevi perché stavi in mezzo agli occhio altri. Occhio nigro! Gli è arrivato il 5. Bom. Non lo so, però la copertina merita. Sì, quello sì. I tre Adolf ritornano, il dio dei manga, Mahmood, e poi Manga Vibe Extra, quello di Banana Banana, non l'abbiamo mai capito perché due volte banana, il 6 Variant. No, perché è banana. Ah, è la domanda, e quello lo risponde pure. Punto zero, la variante del 6. Bellissimo Alex Ross, immortale. Avengers. Gli Avengers, Spider-Man, Batman, Batman Catwoman, Wonder Woman, X-Factor, X-Men, Cap America, Deadpool, Iron Man, Star Wars, la nuova serie, e Godzilla. Il numero 11. Il più grande mostro della storia, ok, un altro inizio, un altro arco narrativo. Ultimo, no, penultimo pacco, allora fino a un pezzo che seguiamo tutto sui grandi. Terra 1, volume 3. Terra 1, volume 3. L'1 di Jojonium.
No, non posso scurare. A Sailor Moon. Ah, no. Ah, che l'avevo detto di Cipro, no? Qualcuno. Vabbè, non c'è da fare nemmeno la gara. No, vabbè, perché insomma è una battuta. È Ah, sì. soltanto più basso. Cioè, sta soltanto in due colonne. Ancora cazzo. Altri Dr. Stone 16, diciamo che non ha arretrato. Devo scegliere uno. Quindi costa la metà. Non costa. Ah, Oh, non cosa bravo. Levi'le. Mao. Numero 6. Eccolo qua. Noragami numero Ma sta 23. proseguendo bene. No, E perché Dio. Ehi! quando. Ciao, salve. Che Il 14, no, non sono il genere, onestamente, mi sono fermato al 2, Ah, no. ok. No, avevo Da qualche sentito che fumetto lo sto era. L'ho tenendo in pausa. Troppa sentito che aveva perso un po'. roba, però devo ricominciare. Ho due fumetti, Yankees che mo finisce, 6, non leggo tutto. Ho Mao, però non penso che finisce presto, però poi comunque stanno finendo altri manga. Tanto mo finiti tipo 5. Sono terminate a me. IQ, vabbè, Attack on Titan, Plunder. Non trovo una cosa. Vediamo. Noragami. Bellissimo. Bellissima copertina. Nubiezzo. Oh, Revile. Oh, Sing Yesterday For Me numero 7, Neon numero 4, tuttoria sembra il colore arretrato, Winever Liam 15, Pompis Party 3, Kaguya Love, Depth of Field numero 2. Oh, Yesterday For Me, bello, questo me lo sono recuperato. Figo, è molto vicino a Solari. Poi c'è Papagna, Animals, non ho mai capito come si vede, No, così. così è il titolo. Inquietudine, proprio l'inquietudine fatta fumetto. Ah, papagna. Papagna. Ah, pensavo Pampagna. era colore. Vai, ma parlo di inquietudine, no. Questo è mio, l'unico. Lo faccio solo io. Questo è figo, è molto bleach, molto splashone. Concludiamo con, vabbè, il 97 di One Piece, che è una copertina da paura. Yona 4, 3-4, che non è un arretrato. Ariadne 8 e Agenda 008. Ma l'8 lo fa proprio tutta la ragazza, lo fa l'8. Sì. Ci Quanti sono? E tipo, scoprite quanti 8 sanno sono un nel. sacco di otto. Pure Sì. questo è abbottato. Ma perché è abbottato? E niente, raga, concludiamo con Ariadne. Avevi già detto. Sì, lo L'ultimo era stato ridiciamo. agente 008. Ok, basta. Allora, già so che lo direte, tanto no, forse non arriverete nemmeno qua, però lo dico lo stesso per cronaca. AOT, la Variant, quella isocaldo maledetto, uscirà domani. Perciò venite domani, che sarebbe giovedì. Grazie mille a tutti per la visione. Mi ha già fatto doccia. Ci vediamo al prossimo video. Bella voglio.